Anche quest'anno, dopo un anno di pausa dovuto a evidenti motivi, la pandemia ci impediva di incontrarci, abbiamo deciso di partecipare nel ruolo di diciamo, facilitatori, sponsor insieme al Comune di Sassuolo a questo evento che credo dia grande lustro a una città come Sassuolo dove la maggior parte delle persone sono abituate a fare molto bene, a trasformare la terra in un prodotto di sogno, in un prodotto che trasforma le case nel luogo di abitare in un posto dove pensare alla rinascita dell'Italia anche attraverso diciamo, l'utilizzo dei nostri materiali. Per noi è molto importante ascoltare le suggestioni di amministratori delegati e manager che lavorano in altri settori, sempre rivolte alle persone, all'abitare, al vivere, alla capacità di stare in comunità, proprio perché pensiamo che Sassuolo con i suoi materiali possa dare una spinta molto importante a questa rinascita. In termini di bellezza, in termini di uso, la ceramica è un materiale molto, molto utilizzabile per aspetti sanitari, è un materiale straordinario, bellissimo, nell'ottica di un'economia circolare assolutamente ecocompatibile. Non tutti sanno che forse più del 60% dei materiali che vengono utilizzati sono materiali che vengono riciclati e questo in particolare sulla ceramica è un valore veramente molto importante. In più, credo che si debba ragionare sul futuro in maniera collegiale, in maniera aperta, in maniera disponibile, perché quello che è successo e quello che è avvenuto ha creato un prima e un dopo, prima del 2020 e un futuro che dobbiamo costruire insieme dal 2021 in avanti.